diciamo, quello che posso dire è che concordo pienamente con te sul fatto che insomma, ci sia questa mancanza di informazione sull'Africa che manca proprio nei primi anni di scuola, e questo necessariamente ha un'influenza poi sul sentire comune e su come diciamo la persona comune, diremo, no? Percepisce e considera l'Africa, no? Perché l'immagine che poi arriva è unicamente quella che viene trasmessa, semplificata dai mass media, no? Proprio perché deve essere semplificata da un'immagine semplicemente positiva o semplicemente negativa, no? Riprendendo quel concetto dell'afropessimismo, dell'afro-ottimismo, e questa semplificazione è funzionale al pubblico, no? A sollevare l'interesse del pubblico. Una presentazione che abbiamo fatto recentemente del libro all'Associazione Medici Oculisti in Africa, loro hanno tanti, diciamo, lavorano molto in Etiopia e ovviamente diciamo, negli ultimi tempi non possono più portare avanti le loro attività in Etiopia, e diciamo, una dottoressa che ha lavorato parecchio in Etiopia ci chiedeva: ma perché non si parla dell'Etiopia in Italia, no? della guerra in Etiopia? E uno dei motivi, secondo me, è che è un conflitto complesso da descrivere, no? E non è qualcosa che puoi dare in pasto al grande pubblico in maniera semplificata, no? E quindi le notizie poi, quando c'è bisogno di arrivare a questa complessità di analisi, non passano, perché rischiano poi di non essere interessanti per il pubblico poi che le ascolta. Io non lo so se diciamo questa modalità di rappresentazione dell'Africa è migliorata a un certo punto per poi peggiorare nuovamente. Mediamente, mentre parlavi di Giava Scego, che penso nel testo Roma Negata, scrive che era capitato di essere, era alla fermata dell'autobus, si è avvicinata una signora, le ha chiesto di dove sei, le ha detto sono italiana, sono somala, e allora questa signora le ha detto: la Somalia, dove noi abbiamo portato, costruito i ponti, le strade, le ferrovie, no? Che è proprio il mantra del colonialismo italiano, italiani brava gente, no? Il fatto che ancora questa formuletta, no? Venga ripetuta, ma continuamente, si sente continuamente, no? Ci dice che quella catena di trasmissione di questi stereotipi non si è interrotta, no? per molta gente. E questo è dovuto a, secondo me, una scissione anche tra quello che è il nostro mondo, che è quello dell'accademia, di chi studia l'Africa e la società, perché alla fine queste sono per noi occasioni importanti poi, no? Di uscire dalle aule universitarie nelle quali parliamo ai nostri studenti che hanno un interesse per l'Africa e che si formano sull'Africa, no? che approfondiscono l'Africa, per tornare a quello che dicevi tu, Cristina, no? che hanno queste competenze. Noi, almeno io da docente universitaria, negli ultimi anni ho visto un'espansione degli studenti che frequentano i miei corsi, che sono passati da 10, 20 di 5-6 anni fa a 120 di oggi, insomma, quindi vuol dire che l'interesse per l'Africa c'è e che le competenze insomma, ci sono. E diciamo, sono più studenti che studiano l'Africa, perché sono anche più studenti che poi si iscrivono all'università e corsi di antropologia, scienze storiche, che sicuramente è un aspetto positivo. Quindi c'è anche da capire poi dove vanno a finire queste competenze, no? Forse meno, cioè molte magari non vanno a finire neanche nel campo, diciamo, ma escono, e probabilmente tanti di questi vanno, di questi nostri studenti che si formano sull'Africa, vanno a lavorare in organizzazioni non governative quando gli va bene, poi più che nel giornalismo, no? E un altro elemento che secondo me è da considerare è il fatto che questa poi rappresentazione
stereotipata è ancora fortemente presente in Italia, perché l'Italia è parte di un mondo, diciamo, globalizzato, comunque questa immagine la continua a reiterare, no? E penso ad esempio ai videogiochi, no? Un paio di anni fa ho fatto con i miei studenti della magistrale, gli studenti avevano fatto dei lavori sulla rappresentazione dell'Africa nella stampa, nei testi scolastici, nella canzone, nella musica leggera italiana, nel giornalismo sportivo, e c'erano due studenti che avevano lavorato sui videogiochi, e erano venute fuori delle cose interessantissime, perché gli stereotipi, no, di questi videogiochi che vengono prodotti per la maggior parte degli Stati Uniti non fanno che reiterare e amplificare l'Africa dei conflitti, no? L'Africa selvaggia, l'Africa barbara e primitiva. E parlavamo proprio, abbiamo discusso in aula del fatto che non c'è nessun antropologo che lavora nella costruzione, no, di questi videogiochi, e poi è venuto fuori che, cioè, in Africa sembra fosse in Camerun era stato fatto questo videogioco, esatto, no, che invece contesta. E ovviamente però non ha quella circolazione che ha il videogioco che, no, mainstream, che viene dagli Stati Uniti, però, cioè, è quello il canale sul quale bisognerebbe spingere per creare una nuova, o comunque così cercare di contrastare questi stereotipi, no, nei giovani. Cosa meglio di un videogioco, più di un manuale scolastico, che magari sono uno legge velocemente in maniera poco appassionata, e poi molto spesso quando c'è la parte o le pagine sull'Africa vengono saltate anche le parte da docente, perché non c'è tempo di svilupparlo. Sì, facciamo. Sì, per voi adesso noi non l'abbiamo citato, ma insomma ancora che si fossimo messi a sentire quanto usiamo il termine tribù, quando usiamo il termine etnico, tutte queste cose qua che io una volta, in qualche modo, una specie di lotta corpo a corpo, però questo è proprio il termine tribù, già la prima lezione all'università, succede questo, che utilizzano, no? per descrivere i conflitti, no? E così via, insomma, c'è un sacco di questi elementi. Io direi però, insomma, se ci sono anche semplici domande ai nostri autori. Come non c'è copertura sui conflitti in Medio Oriente, sull'Oriente, sulla Siria, cioè voglio dire, non è solo l'Africa che non è coperta da questo punto di vista, è che la situazione internazionale mondiale è talmente complicata che non puoi parlare di Africa senza parlare di Russia, senza parlare di Medio Oriente, senza parlare di Yemen, per cui veramente bisognerebbe avere un'immagine, una visione globale per poter affrontare e coprire questi temi che sono così importanti. Prima riflessione, seconda riflessione, non c'è neanche la voglia, la volontà politica di fare queste operazioni qua, tranne che parlare di immigrati, di clandestini, perché questo è funzionale alla politica globale. Sono queste due riflessioni che volevo fare. Cosa una postilla? No, io concordo, perché, cioè, se non dovesse dire. Quante notizie troviamo sulla guerra in Yemen adesso nelle pagine dei nostri giornali? Poi nulla, o perlomeno adesso magari la cosa più coperta è la crisi ucraina, ma perché è più vicino a noi e lì se ne sente un po' più parlare, ma è vero che in generale forse è una crisi proprio dell'informazione, del giornalismo, forse non hanno nemmeno personale, lo sapete, c'è mille ragioni per cui alcune aree del mondo non sono coperte, perché proprio io penso che gli inviati sono numericamente pochi adesso, forse in passato avevano più risorse, adesso non so. In Italia sono pochi. No, io dico sì, quelli italiani, cioè, perché diciamo sempre ce n'è uno nei Nairobi che copre tutta l'Africa, per la RAI, però sempre da Nairobi, cioè che non è per dire se poi succede qualcosa in Angola, se stai a Roma, se stai a Nairobi, non è che cambia tutto. Più o meno sai lo stesso, quindi sì, direi proprio mancano, forse c'erano più soldi che si
investivano in quello. Certo, di interesse, la politica non è che gliene frega così tanto, chiaramente, però forse manca proprio risorse, un interesse culturale a coprire certi temi, eccetera. Sì, poi effettivamente, come diceva lei, ci sono, sono complessi, difficili da spiegare se non si inseriscono all'interno di questa, questa cornice globale. Molto spesso quando ci arrivano le notizie invece dei conflitti in Africa, che sono notizie magari estemporanee, no? Il solito conflitto etnico, il solito conflitto tribale, che quello si capisce chiaramente, no? Tribù contro tribù che si fanno la guerra, è una chiave di lettura semplificata che però funziona, oppure forse anche la chiave del fondamentalismo, che anche quella è facile da capire, no? La guerra che avviene per colpa del fondamentalismo e poi se ne parla. Magari esce la notizia, però se ne parla più, si approfondisce, se c'è questa semplificazione, sicuramente. Devo dire che spiegare alcune dinamiche è molto difficile, perché prima del resto del Congo alcune milizie non ho ancora capito che cosa vogliono e non ho ancora capito, detto uno che ha capito che cosa vogliono, quindi cioè, non è semplice. Come in tutti i contesti di crisi, quando uno si mette lì e entra nel merito, dici ciao, arrivederci, cioè, ogni giorno che studi ti sembra di sapere sempre meno, cioè, ogni giorno dici cavolo, non ho capito proprio nulla, cioè, quindi alcuni teatri sono veramente incasinati, certo la lettura è un po' più bella, Cina qua, gli americani, per questo semplifica molto, poi in realtà i contesti, quando uno va a vederli più da vicino, ti perdi, perché sono... Le dinamiche sono altro che semplicemente no, qualche master of puppets, no, sono molto più intrigate. Quindi non è facile in effetti capire queste crisi. Io dico però ogni volta che uno dice ma ti spiego questa guerra, non mi chiede perché in genere dice se dice di averla capita, proprio non l'ha capita. No? Tu sei capito, sei capito. Se non dovessi già spiegare non so, il conflitto che c'è nella regione anglofona del Camerun, dipende, non è così semplice da capire fino a fondo. Se posso, se posso fare qualche piccola considerazione riguardo al libro, è il fatto che la colonizzazione comunque, la colonizzazione c'entra molto, secondo il mio punto di vista, su lo spostamento del baricentro dell'informazione come ce l'abbiamo noi qua, nel senso che, come dice il professor Luca adesso, tante volte ci parlano solo della crudeltà degli atti che capitano lì, ma non ci dicono esattamente le motivazioni che stanno sotto, quindi uno vede che litigano in Congo, litigano in Camerun, per esempio in Camerun da sono 10 anni che ci sarà quasi un genocidio nella parte anglofona del Camerun, ma queste informazioni non vengono assolutamente portate fuori. Nel 2016 tanti di noi qui non sanno, sicuramente non sanno che Mattarella ha fatto una settimana in Camerun con un aereo pieno di investitori italiani. C'entrano anche loro con il calcio, no? Parliamo di calcio adesso, tante società italiane hanno costruito degli stadi in Camerun o non hanno neanche concluso i contratti che avevano firmato. Quindi ci sono tante dinamiche che secondo me è facile semplificare con immigrati o questo o vengono qua, che rubano queste cose qua, per spostare anche la nostra attenzione su quello che fanno di là. Perché i nostri stati, sia lo stato italiano, francese, inglese, tedesco, russo, ci spostano veramente, spostano la nostra attenzione verso i problemi veri o verso le loro azioni reali sul posto. Questa è una cosa. Poi l'altra cosa è che, secondo me, non condivido molto il parere secondo cui è troppo difficile spiegare. Io credo che un lavoro come quello che è stato fatto adesso è importante, perché bisogna fare, anche se poco, fare, portarlo alle scuole, portarlo dove sappiamo che poi sarà un seme, che poi farà poi piano piano, a 50 anni, se un bambino di 5 anni, 10 anni ha letto due frasi in questo libro, avrà 50 anni per cercare se è interessato, o
nei 50 anni della sua vita sarà confrontato giorno per giorno a questioni legate all'Africa e quindi aumenterà la sua cultura o il suo desiderio di informarsi verso l'Africa. Quello che secondo me è mancato all'Occidente, a Bologna, io sono di Bologna, praticamente sono arrivato in Italia e mi sono fermato qua. Secondo me quello che manca è sono lavori così, proprio seminati, poco, ma dappertutto, perché sennò l'informazione africana resta sempre una cosa, accende la RAI, sono 20 secondi a telegiornare l'informazione su tutti i conflitti che ci sono in Africa. Se poi va bene, e non possiamo permetterci dopo 50 anni, 60 anni, dopo che i vostri nonni, i parenti sono andati a provare la madre in Etiopia a non parlare di Etiopia. E potete immaginare, come quando dice che se andiamo sotto ci sono delle cose inguardabili, fatti da persone che sono qui con noi oggi, forse il motivo per cui evitano di parlare dell'Africa o riducono le informazioni che riguardano l'Africa. Questo. Rispetto a quello che diceva Gianna, mi ha fatto venire in mente, rispetto all'osservazione della signora, che giustamente diceva non si può parlare di tutto, sono tanti conflitti, però a mio avviso c'è una sproporzione intollerabile tra gli interessi economici italiani in Africa e il disinteresse dell'opinione pubblica. Se noi parliamo, tu parlavi adesso una settimana in Camerun, tanto, l'ENI, insomma, l'interesse in Africa, l'Etiopia, la Salina in Pregilio, quello che sta facendo, la grande diga che si sta costruendo in Etiopia, meriterebbe, l'Etiopia, il conflitto in Etiopia meriterebbe, come dire, paginate ogni giorno, perché io credo che quello che ci stupisce non è tanto che non si parli di un continente lontano, rispetto al quale non ci sono rapporti economici, ma non parlo del colonialismo, parlo dell'oggi, è il fatto che l'Italia è molto proiettata in Africa, molto proiettata dal punto di vista economico, insomma, e però l'opinione pubblica è molto disinteressata. È vero, c'è lo Yemen, però insomma, in Etiopia la presenza italiana, ma oggi non storica, è molto forte. Ed è questa sproporzione che secondo me fa sembrare tutto così strano, insomma, così surreale, insomma, no? La proiezione italiana in Nigeria è forte, però se ne parla poco, se ne parla, insomma. Chi è che non ha ricevuto email provenienti dal Nigeria, di Trump, eccetera, eccetera, ecco, senza arrivare a lei? Però se ne parla poco. Quindi, cioè, è questo il problema. L'Africa non è un continente qualsiasi. È un continente che l'Italia e l'Europa ha di fronte, e non se ne può non parlare. Quindi non è una scelta, non è dire sono costanti conflitti che non possiamo parlare di tutto. Per forza se ne deve parlare, perché la proiezione è, a mio avviso, fortissima. Sì, io sono molto d'accordo con questa cosa, perché questo è esattamente il punto. Cioè, perché noi non parliamo, cioè, il caso dell'Etiopia, della guerra in Etiopia in questi ultimi anni, è proprio il caso in questione, secondo me, perché è un posto che c'è avuto una presenza italiana, cioè, storicamente c'è un legame purtroppo fatto da una guerra, di invasione, ci sono interessi economici enormi, la diga che diceva Simone, in realtà nei precedenti, c'era la diga degli anni 90, cioè, anzi prima degli anni 80, ancora come chisto, e già allora non se ne parlava, cioè c'era una cooperazione italiana stracoinvolta, quindi un ruolo anche dello Stato italiano, del governo italiano, era sotto forma appunto di cooperazione internazionale, così via. Quindi è veramente incomprensibile, perché, ma potrei fare altri esempi, lei di Mozambico, grande giacimento di gas, esattamente dove in questo momento stanno succedendo attacchi definiti jihadisti, con ammazzamenti vari di persone su grandissima scala, che hanno un problema anche, credo, per aver capito, anche quasi fermato anche l'investimento, perché è una situazione molto a rischio. Quindi sono d'accordo con la signora, chiaro, cioè, può essere questa cosa che lo viene, però guarda, credo che è incomparabile l'attenzione che è data al Medio Oriente, quello che viene dato dall'Africa, dai giornali italiani.
Seconda cosa, invece, sono solo parzialmente d'accordo con quello che diceva Luca, invece d'accordo con Gianni. Cioè, è chiaro che la persona che studia queste cose tende a dire, vabbè, non ci capisco, no? Ogni giorno l'impressione che capisci sempre a lui, no? Però io mi rifiuto di pensare che siano complicate e basta. Perché a me sembra che l'Ucraina è altrettanto complicata, ve lo dico molto onestamente. Cioè, però sta su tutti i giornali, pagine e pagine di tutti i giornali. Non è più semplice, io che non sono esperto in Ucraina, sto facendo molta fatica a capire com'è. Facevo molta fatica a capire Mosta, piuttosto che il Kosovo, piuttosto che cose che stanno a 30-40 km, no? Attraversando l'Adriatico. Quindi, so, anche questa idea che è difficile da capire, mi sembra che fa parte un po' del problema, non della sua soluzione. Ci sono altri, questo lascia ancora lui, ci sono anche altre. Ma se ci sono, lo so Giuliano, perché è vero che gli interessi italiani ce n'è, hai citato insomma, le grandi compagnie, la Imprevio, la Salini, ovviamente devi, no? Ed era ovviamente l'unica di cui si parlava ieri a Limes, perché sì, nel nord del Mozambico, la stazione del gas, è il nostro Beniamino Polcagana inviato all'esercito guardese a fare un po' di pulizia, pagato dai francesi. Poi c'è anche le particolari, ci sono sempre odiati, Francia e Ruanda, adesso stavo detto, perché c'è anche la torta lì, non c'è solo Beni. E quindi il nostro Beniamino ha mandato insomma, l'esercito ruandese e vabbè, non è che io non ho alcuna simpatia per la Shabab Mozambico, per cui può anche andare bene, non lo so. Però molti anche gli imprenditori italiani, ce ne di tutti i tipi, lamentano il fatto che l'Italia non ha alcuna politica. Di rappresentanza, di sostegno, di niente, non c'è alcuna politica italiana nei confronti, quindi c'è una miriade di imprenditori, poi lei non puoi neanche, non so se definirla una cosa nazionale perché è talmente grossa che supera i confini di interessi nazionali, c'è una big company di, e quindi non so se rappresenta l'Italia, francamente, cioè però tutti questi dicono, insomma, non c'è una politica italiana nei confronti dell'Africa. Adesso si sono un po' accodati ai francesi, no? In queste missioni militari in Niger, tra l'altro fallite, dove si ritireranno perché insomma anche la Francia vedi che dal Mali sta alzando le tende, ma in generale appunto non c'è una politica, una visione politica, ma anche in positivo, dico, dei nostri interessi. Quindi c'è un mondo imprenditoriale che va un po' uno per i fatti suoi, ovviamente poi, come dire, una società come l'ENI penso che conta di più dello Stato italiano.